gruppo di lavoro sulla sostenibilità del patrimonio edilizio è un tavolo eterogeneo sicuramente con tanti attori e quindi che è ricco di punti di vista sicuramente interessanti. Il lavoro che stiamo facendo è quello di individuare quello che può essere il driver del ragionamento poi da portare in termini di proposizione partendo da tre aspetti fondamentali: la conoscenza, che sta alla base di questo tema, e quindi capire dove possono stare le collaborazioni tra i vari soggetti per sviluppare, diciamo, gli elementi di conoscenza di base funzionali a un discorso di miglioramento dal punto di vista della sostenibilità del patrimonio. E in questo momento l'attenzione primaria è rivolta al tema della nuova legge di bilancio e delle possibilità che vengono all'interno di queste poste per un ragionamento che sia più ampio rispetto a quelli che sono stati in questi anni contributi molto settoriali in tema di sostenibilità edilizia legati al discorso energetico, legati a aspetti specifici che hanno sicuramente fatto da traino, ma che devono trovare una sintesi legando a questo elemento specifico che raccolga anche tutti gli altri aspetti importanti dal punto di vista della sostenibilità e che vedono nella pubblica amministrazione ovviamente l'attore più significativo per uno sviluppo che venga portato avanti in una direzione che comprenda gli interessi, gli scopi e gli obiettivi di tutti gli attori.